Spartita è partita. È partita, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, blogger PC del 25 settembre 2009, Guglielmo e Agostino. Buongiorno a tutti. Per questa edizione del TG Blogger del allora, 25. Allora Guglielmo, partiamo col Consiglio Comunale, oggi si prevede fuoco. C'era una canzone dei De Novo che diceva voglio accendere un fuoco e l'opposizione pare che voglia accendere un fuoco. E allora oggi l'opposizione accenderà il fuoco alle ore 18 in Consiglio Comunale dove si parlerà della Piazza d'Estate 2009, e cioè si chiede conto a Cimino come sono stati spesi all'incirca 400.000 euro, mi pare, ora non ricordo bene la cifra, comunque diciamo intorno ai 400.000 euro per la kermesse estiva 2009, quindi oggi alle ore 18 andate in Consiglio Comunale. E andate in Consiglio Comunale, però oggi prima delle 18 alle 16.30 c'è Tre Bastoni al telefono, un attimo. Michelangelo, ciao, sono Agostino, sto in questo momento registrato il TG Blogger, ci sentiamo tra 5 minuti, ti chiamo tra 5 minuti, ciao. È ciao. Incredibile Agostino. E Michelangelo Tre Bastoni che stava chiamando, ci sentiamo più tardi, intanto andiamo avanti, chissà, forse vuole dire qualcosa su questa cosa delle assunzioni, probabilmente, delle strisce blu. Allora, parliamo delle strisce blu, visto che c'è Tre Bastoni che vuole parlare delle strisce blu. Guglielmo, c'è stato il Consiglio Comunale, sul blog e anche sul giornale. Allora, pare il Consiglio Comunale si è chiuso con l'invito da parte di tutto il Consiglio Comunale a redigere, a stilare un regolamento che vada a disciplinare le tariffe. Per l'amministrazione la vicenda mi pare che sia chiusa, almeno da quando fanno capire che è chiusa e quindi il regolamento verrà fatto dopo, non verrà fatto, buh. Io dico, questi consiglieri comunali che per 2 anni hanno fatto i pesciolini nell'acquario della sala consiliare ci potevano pensare prima, cioè l'amministrazione ha fatto il bando da oltre 6 mesi, ma perché non ci pensavano prima dicendo 7 mesi fa portate il bando in consiglio comunale piuttosto che pensarci ora? Ora magari semmai questa cosa delle assunzioni, voglio dire, noi non facciamo sottocultura, giusto? Però non è che la cosa su cui staremmo attenti è questa, perché probabilmente anche la telefonata di Tre Bastoni che cade a fagiolo che si vuole lamentare su questa cosa, poi non è che si possono fare le assunzioni, cioè questa società fa le assunzioni, siccome è privata li può fare come vuole a livello discrezionale e va bene. Però non è che qualche assessore o qualche consigliere comunale si vuole sistemare parenti, amici. L'intervento del consigliere Tre Bastoni ha fatto sottintendere questo, sinceramente. Perché se c'è una legalità formale va bene, ma ce n'è anche una sostanziale, un problema di etica. Se c'è qualche consigliere comunale o qualche assessore, prendiamo a pedate nel sedere e cercheremo di dirla questa cosa, perché non è possibile. Dobbiamo cambiare questa città, questa classe dirigente deve essere completamente trasparente. Quindi assessori, consiglieri comunali, se avete chiunque apparito, parenti. Se ho parenti io, non abbiamo nessuno, mi viva, abbasso i nepotismi, abbasso le cose, cerchiamo di essere trasparenti, quindi se questa società si deve fare assunzione la faccia in maniera trasparente, senza prendere amici e parenti di assessori. Andiamo avanti, Partito Democratico. Guglielmo. Partito Democratico, ma hai scritto te, perché io non voglio più parlare del Partito Guglielmo Democratico. Guglielmo non parlo del Partito Democratico, però ci penserei, è sinceramente un po' ridicolo, c'è ma con tutto il rispetto che ho per il Partito Democratico, stanno toccando veramente il fondo. C'è questa questione di Ferrara che è bellissima. Franco Ferrara si è incavolato perché dice ma in questo PD sono tutti a favore di Mirello Crisafulli, e allora ha presentato una lista per i fatti suoi domenica mattina. Questa lista ha avuto un buon successo perché Franco aveva diversi tesserati all'interno della lista. E poi fatto il ricorso. Sì, quanto dopo che avevano già legittimato questi voti la sera, l'indomani Strazzanti, che era un ex amico di Ferrara, padre, ha fatto il ricorso a Enna. È beautiful, eh? Allora, Mirello Crisafulli e compagnia cosa hanno fatto? Hanno accolto il ricorso di Strazzanti, ex amico di Ferrara. Strazzanti ha fatto il ricorso a Palermo e Palermo ieri sera ha dato ragione a Ferrara. Quindi che la provincia vada a casa, a questo punto è stata delegittimata la provincia. A questo punto la regione delegittima. Mandi un commissario alla regione a Enna. Sì, vabbè, figurati, c'è Mirello. C'è Mirello, ma non è possibile, il regionale dice una cosa, la provincia vabbè, ma queste sono cose che non contano, cioè alla fine cose che dicevano i delegati, piccole cose li fanno vincere a Ferrara. E allora ha sbagliato Enna. Ha sbagliato Enna, però insomma piccole così, insomma, come si chiamano? Piccole liti, ma niente di nuovo. Oggi Villa Romana del Casale. E allora oggi registreremo un programma che andrà in onda domani in televisione, su TVR Xenon Frequenza 38, sulla Villa Romana del Casale. Come nostro costume
avremo degli ospiti, e degli ospiti sono un consigliere comunale della maggioranza, che è il consigliere Calamaio, un consigliere dell'opposizione, che è il consigliere Fioriglio, e l'assessore provinciale al turismo, Fabrizio Turisco. Parleremo di Villa Romana del Casale. Quindi oggi registreremo questo programma e poi vi diremo quando andrà in onda su Xenox TV. Intanto Guglielmo parla dell'azione dei Sì, carabinieri sempre alla Villa Romana del sempre alla Casale. Villa Romana del Casale, i carabinieri insieme al nucleo di tutela del patrimonio di Palermo, operazione congiunta, ancora una volta a controllare la Villa Romana del Casale, hanno sorpreso un venditore ambulante che non aveva una licenza, quattro guide turistiche abusive, quindi un'operazione molto efficace, come ci ha raccontato il capitano dei carabinieri di Piazza Armerina Michele Cannizzaro, sono delle operazioni che continueranno ancora avanti, continueranno in nome della legalità sulla Villa Romana del Casale, rispetto quindi della legge. Ma c'è la notizia sul blog da ieri, la potete leggere tranquillamente. Intanto un'altra notizia. La famiglia. Ti ricordi quella fiction? Ho visto, sali su. No, allora aspetta, un'altra fiction qualche vediamo è quella di Aldo Burella, segretario provinciale dell'Italia dei Lavori, che si è disperso. Non sappiamo più dov'è, non se ne trova traccia, Guglielmo. Non lo so, io da parecchio che non lo Aldo, vedo. dove sei? Batti un Batti un colpo. colpo, se ci sei, batti un colpo, per quale motivo ti sei ammutolito? Che cosa è successo? Prima eri sempre un guerriero, facevi comunicati stampa, cercavi di entrare nella vita politica e sociale della tua città, della tua provincia, adesso, Aldo, dove sei finito? L'Italia dei Valori si è dissolta, Aldo Murella non vuole più far parte dell'agone politico di questa società, lo sapremo nei prossimi giorni se riusciremo a stanare Aldo da dove è finito. Lancia in Resta, resta, pronti e pronti e via! via, no, Abbiamo Pecoraro, dimenticato bambino Pecoraro! Pecoraro, Bambino, non devi possiamo dimenticarlo. A parte che i suoi pezzi stanno riscuotendo parecchio successo. Poi ci ha informato, dillo te, che il Allora, figliuolo. Manuel Boris Pecoraro, terzo figlio di Santino, ha una parte nel film Baria di Giuseppe Tornatore, Tornatore, che verrà quindi, presentato oggi. siccome insomma noi amiamo i piazzesi che fanno delle belle cose, peraltro voglio cogliere l'occasione per fare i complimenti a Danilo Procaccianti, che è il figlio Sì, di infatti di insomma, Walter sia Procaccini di Procaccianti. Val, che ha fatto uno straordinario programma Su Rai domenica 3. su Rai 3, che si chiama il programma che è quello di presa diretta. Che è stato molto ma molto bello, fatto bene, proprio un'indagine come i veri giornalisti, non giornalai come noi, devono fare. Quindi complimenti al nostro concittadino Danilo Procaccianti Complimenti che è Danilo. andato su Rai 3 e ha avuto un E grande successo complimenti domenica. anche a E Pecoraro, complimenti a a Manuel Santino Boris. Pecoraro e a Manuel Boris Pecoraro. Pecoraro con Baria di Giuseppe Tornatore che verrà presentato oggi nelle E sale certo, di cinematografiche tutto il italiane. mondo, Italia. Lancia in resta, Pronti? pronti, Via, via! buona giornata a tutti.